Giuseppe Pellizza da Volpedo, 1868-1907. Lo specchio della vita. E ciò che l'una fa e l'altre fanno. 1895-1898. Olio su tela, 132x291 cm. Lato più lungo in orizzontale. Firma e datazione nella parte bassa e centrale della tela. Il quadro rappresenta la campagna intorno a Volpedo, paese della provincia di Alessandria. A metà della tela, una fila di pecore procede lungo l'argine di un fiume, tutte rivolte nella stessa direzione, verso sinistra. In primo piano, pozze d'acqua si alternano a zone di terra erbosa. Sullo sfondo, il cielo. Uniche protagoniste dell'opera, le pecore, che a parte un paio, sono di colore chiaro e disposte in una fila ordinata. La prima, sul bordo del lato sinistro per chi osserva, è rappresentata solo nella sua metà posteriore, come se stesse uscendo dalla tela. La stessa cosa accade per l'ultimo animale a destra, a chiudere la fila, di cui Pellizza dipinge solo il muso e le zampe anteriori, come se stesse entrando nella composizione. La scena è realistica. La luce è molto intensa e illumina i dorsi degli animali. Questo effetto è ottenuto grazie alla tecnica pittorica utilizzata, definita divisionista. Pellizza stende il colore puro a piccolissimi tocchi, creando una fitta superficie piena di trattini di tanti colori diversi, che visti da lontano non sono percepibili singolarmente, ma creano un effetto di movimento e di sfumato. Partendo dalla fila di pecore ed esplorando la parte superiore della tela, si possono individuare un prato con toni arancioni, gialli e rossi. E alla fine di questo, due linee che percorrono tutta la tela in orizzontale. La prima è costituita da basse colline con degli alberi. Sopra ad essa, la seconda linea, più chiara e sottile, rappresenta delle nubi che attraversano, proprio come le pecore e le colline, tutto lo spazio, da un lato all'altro. Le nuvole, inoltre, ricordano gli animali, sia per la loro forma tondeggiante, sia per la luce sulla parte alta, simile a quella dipinta sui dorsi delle pecore. Il colore del cielo è un azzurro chiaro, percorso dalla linea orizzontale quasi bianca delle nuvole. Le pecore sono in fila sulla sponda del piccolo corso d'acqua, il torrente Curone, nel quale alcune si riflettono. La pecora al centro della scena è riflessa intera nella pozza d'acqua più grande. Dall'acqua emergono delle zone di terra con erba e sassi, questi ultimi più presenti sul lato destro per chi osserva. I colori della terra, in primo piano, sono caldi, simili a quelli del prato retrostante. Gialli scuri, arancioni e rossi prevalgono rispetto alle tonalità di verde. Il titolo dell'opera è una citazione di un canto del Purgatorio di Dante Alighieri. Questo dimostra che Pellizza, oltre a possedere conoscenze tecniche e pittoriche, aveva acquisito, presso l'Istituto di Studi Superiori a Firenze, una cultura letteraria e filosofica che egli riteneva necessarie per la sua formazione e il suo lavoro. Il dipinto sembra circondato da una cornice in legno marrone scuro.
in realtà è anch'essa tela dipinta da Bellizza, in maniera così realistica, con i nodi e le venature tipiche del materiale, da sembrare da lontano una vera cornice lignea. Nella parte centrale, sul lato in basso di questa cornice dipinta, l'artista ha rappresentato una targa in cui ha scritto Bellizza da Volpedo e le date della realizzazione del quadro, durata 3 anni. Anche la cornice è dipinta seguendo il ritmo ondulato che si ritrova nell'intera composizione, dando un risultato di assoluto equilibrio. Esistono molti studi e bozzetti precedenti al 1895 che testimoniano la lunga gestazione di questo lavoro. L'opera, pur senza la presenza umana, fa riflettere sui significati universali, sul destino dell'uomo e sul ciclo della vita, messaggi dettati anche dal titolo. La citazione dantesca, infatti, ci fa comprendere che l'artista desidera dipingere qualcosa non solo da contemplare per la sua bellezza, ma su cui far riflettere l'osservatore.